Fair. Ah, Fair ruota, è vero, Fair. Tutti e quattro gli special. No, Fair non ruota. Solo sì, è vero, è vero. Quindi sono 6. Avevo detto giusto. Da un B, piroetta. 6B, piroetta. Vedrò B. Up smash? Lo posso valutare da uno. Da un smash? Però no. Cioè, un colpo da una parte all'altra non è una piroetta. Non gira. Fra, non abbiamo fatto niente. Cazzo, non abbiamo cazzo, fatto niente. cazzo. E comincia la partita della vita. Il duello senza appello. No, Yolti c'era. Sì, vaffanculo. Yolti. Meno uno per Azel. E cominciamo. Posizione giusta. Grand final, signori. Grand final, eccolo qua. Ok. Vai. Perfetto, comincia. Che brutto coppotto Grand final. Scusa. Lascia così. Adesso già t'ammazza. Letteralmente t'ammazza. Grand final, abbiamo Wario, boom, esploso, contro Roy di Yolt. Questo Roy che, non, cioè, non, mentre stava di là, continuava di scliccare nell'angolino, è più caldo di prima, 300 gradi Fahrenheit, non sta per bollire. Uscirà. Che Fahrenheit? Non lo so, mi sembra, tipo perché sembra più grosso, in realtà è... Vabbè. Riusciranno le scorregge mettete di Wario? La L ad Azel. Non credo. La L, bravissimo. La L che sta per Azriel. L. Spiego la parentesi graffa anche tutto. La graffa. Così. Quadra. Sì. Giusto. Mamma mia, l'ha maciullato. Comunque, cioè, non abbiamo guardato 3 secondi. Completamente si teneva maciullato. Veramente? Cosa? Cioè, ha perso un'altra stock e non me ne sono manco. Gli ha fatto tipo un fair off stage ed è morto. Ha cominciato a disintegrare, ha fatto un fair off stage e è morto. Ammazza, io perdo una stock e ho fatto tipo un gesto un po' scazzato. No! Mi 3 stock di. Vabbè. Legge la roll in, F smash qua, ma cioè, ci vogliono tipo 3 waft per recuperare sta roba. Però Azriel, con la sua mentalità fredda, lui è freddo e cinico, combatte questo fuoco, no, muore. Non combatte niente, muore. Madonna. Vittima del fuoco caldo di Yolt. Scusate. Sembra un po' un romanzo rosa. E poi si danno un bacio caldo. Soft, non so se posso dire la parola, però... Un po' al forno. Soft forno. Con gli attrici al forno. Ma la sbarra è un portafio. Che fa arrivo con Pappa. La sbarra è letteralmente prevede tutto al contrario. Come la l'oracolo di Delphi. No. Come si chiama quella di Apollo? Quella che però la maledetta Apollo. Cassandra. Sono come Cassandra, però sono... Pelato. Sto cercando di setappare la cosa del pelato. Cioè, stai vaffanculo. Volevo dire tipo, è arrivato il cavaliere del meta. Il cavaliere del meta. È pazzo. Il meta knight di Wazriel. Veramente chino. A me piace un sacco, cioè io perdo con tutti i personaggi di Azze, però con quello di Meta Knight mi sento ancora più perso. Con quello di Azze, il Meta Knight di Azze mi sento ancora più perso. Roy però secondo me lo squaglia Meta Knight, che ci pensa. Cioè ha un po' più di range e molto più kill power. Vediamo che succede, vediamo se magari ci sarà un po' di edge. Vediamo il giardino? No, ok, prima piroetta, seconda piroetta. Le braccine di Meta Knight non grabbano Roy. Però il fatto che abbia una speed che possa compensare con quella, competere con quella di Roy. Ma falling appena B, cioè non esiste sta cosa, è assurda. Cioè già sta cosa magari... E poi è veramente pazzo, è impazzito però... Non hai sbagliato una cosa di a 70? No. Hai erdoggiato e io avevo più di 8 frame di vantaggio. Upsi dupsi. Zappata. Però mi dispiace. È morto. La presenza mentale del Meta Knight di Azel. Sì, che... questi edge erano fortissimi. Cioè, l'ha fatto fare 6 bimbo da sbagliare. Con quegli occhi gialli. Che patato. Che poi è figo in culo. Quando perde diventano rossi gli occhi di Meta. No,
quello lì è il momento di mostrare la forza mentale del Meta Knight di Azrael. Il fatto che abbia droppato la combo, secondo me adesso Yolt è molto più tranquillo. C'ha l'aimbot sulle zappate, che cazzo è? Il lato le può reversare come Kazuya. Ah, bro, ok. La carica e poi la reversa. Credevo tipo l'auto turnaround di Kazuya, tipo... Mentre tira la mossa. Si tipo va... a svingare. Però... Vediamo. No. Cringio. Cioè, sta veramente leggendo tutto. Tecchizzando col Down Tilt, che cazzo di gioco è? Cioè, sta veramente leggendo qualsiasi cosa. No. Yolt... cringe, di nuovo. Si vede proprio Yolt sta giocando tipo in l'ottava marcia. Cioè, proprio tranquillamente sta partendo, non rallenta mai. Cioè, ha fatto un suicidio, non se ne è fregato un cazzo, ha continuato. E qui Meta Knight anche il percent. Era 50% a fa. Ma molto di più. Per tutto adesso. F-Tilt. Piuttosto Peccato. Morto. No. Non ancora no. Non è così forte. Con tutta la re. Però adesso. No, ok. Forse l'altro lo ammazzava. L'altro fa schifo. E l'ha smixato. Bella. La rage di Meta Knight. La rage di Meta Knight. Non è Smash 4. Però la rage di Meta Knight. Bravo. Pensate Believers, a Ciccio Gamer. Believers. Pensate a Ciccio Gamer. No. Ma c'è cioè, falling reversa per. Forse era pure il soft hit. No, soft hit non credo, però. Oddio. Mamma mia. Cioè. Mamma mia. Cloud. Questo è veramente. Tipo GDD any percent. Cosa va? Ok, ci sta, lo rispetto. Perché secondo me non era ancora caldo magari questo Meta Knight. Cioè riswitchare di nuovo Wario, sa, non ha più fiducia in Wario. Io se devo dire questa è la skin migliore di Meta Knight. Sembra un po' una pralina. Cioè dappertutto. Però c'è sto giallo, mi un po' panna a meno. Ma è perché cavaliere, molto. Ok, cavaliere sì, bianco. Sì. Comunque, sai cosa? Mi pentirò di quello che sto per dire. Però secondo me sta giocando troppo onesto con Meta Knight. Cioè sta cercando di giocare troppo in neutrale. Adesso invece sta affisciando molto più questi dash attack e setupino. Dovrebbe cercare di ucciderlo sempre tipo a 30. Cringiarlo in continuazione perché il neutral vince, sta vincendo Roy. Sì. Se in edgeguard sta vincendo danni vince Roy, knockback vince Roy. Ci vogliono più merda, letteralmente più cringe, più formaggio. Opinione mia da ignorantone che cerca di cisare in ogni momento con DK. Secondo me. Però io sono qua e lui è lì, quindi magari. Ovviamente. Magari. Niente, boh, però sto metà. Vabbè. Il wave lendino. Mortal Nair. Minchia, qua veramente. Vediamo qua. No. Aspetta, bravissimo, scende sotto. Non va in panico. Cioè, veramente. Cioè, sembra che l'abbia già visto sto game. Sì, sì, non sta avvenendo. Ma pure prima, pure con Wario, non viene mai gimpato. Sì. Mai gimpato. Cioè, sa letteralmente tutto. L'ha già visto. Se l'hai video registrato, se l'hai studiato per bene. Ok, finalmente questo è giocato. Rientra. Copre l'angolo giusto. Bella edgeguard. Il problema adesso è prendere altre due stock. Per altre tre volte. Un po'. Ci vuole fermezza mentale. No, ok. Niente. Insomma, è stato Wario che clappa. È il salto? Non è il salto? Ti dico! Formaggio! La soluzione a tutti i problemi. Sembra una baby bell sto Meta Knight. Ci sta che cerchi il formaggio. Ok. Beh. Non tecca. Continua il juggle. Okay. Non ha killato però 60%. Sono 30 secondi sì. Che non mette un hit Yolt. Sì. Si smuove. No, è finita. Che culo. Minchia. Vediamo Yolt cerca. Bellissimo. Va pure la carica giusto per. Detto, bra.
basta cringe, letteralmente basta cringe, le mando un messaggio con Steph e Smash. Però Azir è il maestro del cringe. E il maestro del cringe non è il salto? Non è il salto, è morto, ok. Ok. Azrael, il maestro del cringe. Ti dico, più cringe, più cheese. 2-1 per Yolt. Prima con Wario ha preso il game. No, no. Ci vuole il cringe. Gimpare in modo stupido. Gioca come se fossi un computer incognito. Il segreto. Il segreto di un ottimo giocatore. Zero neuroni. Due massimo. E niente più di bello, finita. Però sta skin è figa, c'è il taglio, Edge. Bro, bro. Lo so. Vediamo Yolt come risponde a queste. Come si chiamano? Queste, quando uno ti fa il tweet longer, sono delle allegations. E invece? È morto? No. Okay. Cioè, bene a tirarlo subito. Sì, quella B ci sta. Madò, cosa vuol dire? L'ha macinato. Non può fare queste cose stupide. È morto? Mamma mia. A zero. E qua è dura. Recuperare il vantaggio contro questo Roy. Che secondo me adesso sarà un po' più attento al cringe. Quindi tipo con gli otto sensi. No, sta, è tornato molto Fuzzis. Sta giocando molti Fuzzis. È cambiato la skin. Cringe. Cioè, doveva rimanere formaggio. Doveva rimanere cringe, veramente. Cioè, sta facendo dashback da Shin. Ma che cazzo vuoi? Fai solo down smash, bravo. Ok, vediamo Legard. No, sta. Fa. Che fastidio. Cioè, l'ottava volta che c'è del control stage per fare Legard di Nair. Quando non è nessun. Cioè, non funziona, fallisce. E ha fatto la stessa cosa prima con Wario, col Dair. E Yolt invece tira la mazzatona col back air. E no, non ancora. 3, 2, 1. Non tilt. Legge. L'alletta però. Altrimenti che è un po' strano. Sì. Qui non ha ancora il salto, però riesce a tornare, ok. Vediamo come riprende Yolt il centro stage. Ok. Muore rabato. Sì, ok. Pure la piattaforma giusto per la sicurezza. E qui questo back air fortissimo. Sono cacato. Avevo paura, l'ho assorbito tipo. Sono veramente voilà. Cacato. La mazzata di 6B. Yolt 60% acqua, 40% 6B. Aiuto. Cringe, vai. No, ha fallito il cringe. Poi vabbè, in realtà Meta Knight è abbastanza tecnico. Quindi capisco che non abbia la stessa efficienza del 100%. Però comunque. Più cringe. Ok, non trovo, vediamo. Ok, non trovo fair. Secondo fair, missa. Stonier che stranamente non riesce a contestare il DAP di Roy. Chi l'avrebbe mai detto? E mo Meta Knight, mamma mia. Perché 100%. Forse vuole tipo mangiare il salto. Lo so. Eccolo! Il cringe. Solo una stock. Ultima stock di Azir, 100% di rage. 0% Yolt, un completo pazzo che non ha paura di nulla, pronto a muovere le mani. Bellissima techin, bravo a cagarsi e non andare verso il ledge. Deve stare Yolt, win condition, stare lontano dal ledge. No, aiuto, mamma mia. Sono veramente panicando. Sì. Cioè, non è morto. Come non è morto? 156. Nair è morto. Zium. Complimenti. Complimenti. Di entrambi. Ah, solo entrambi. Non posso. Commentatori. No, solo player. Eccoli qua. Proprio loro. Esattamente. Queste bellissime sedie.